una gara particolare il Thor. E, oddio, non è emozione, non è neanche paura. Cioè sì, è sia emozione che paura, però c'è tanta voglia di partire. È una cosa che sogni da tempo, che prepari da tempo, però in realtà non la prepari come se fosse proprio una gara, perché è proprio, è per me la settimana di ferie, è proprio la gita che faccio questa settimana, cioè per me è proprio la gita, vado in montagna a fare una gita, per me è così. È l'idea di fare parte di un team di sole donne e comunque poi avendo qualcuno che racconta poi dalla nostra settimana è entusiasmante, poi ti dà quella cosa in più per non pensare a magari momenti o di crisi o di fatica o di, perché pensi che comunque ci sono le tue amiche che sono bene o male nella stessa condizione, quindi già solo il pensiero mentalmente ti dà forza per andare avanti. Per partire, per decidere di partire per una gara del genere, comunque ci deve essere una buona preparazione di base. E nonostante questo devi essere pronta comunque a qualsiasi imprevisto, perché vuoi per il tempo, vuoi per il poco sonno, la fatica, comunque ci sono tanti inconvenienti che secondo me le donne hanno quel pizzichino in più per poter reagire e comunque andare avanti rispetto all'uomo che magari guarda un po' più la classifica, un po' più ha un po' più schemi che magari noi non abbiamo e che comunque non dovresti avere in una gara del genere. Programmare la gara con parto in questo modo piuttosto che poi accelero, faccio è impossibile, no, non si può. Cioè secondo me parti già col piede sbagliato. Devi partire sì preparata, essere pronta a qualsiasi cosa, ma poi veramente bisogna godersela. Cioè se te la godi arrivi alla fine, te la devi proprio godere.